L'importazione di singoli messaggi o di intere cartelle dalla webmail ti consente di effettuare il backup in locale della tua posta ed è una procedura consigliata soprattutto prima di procedere alla cancellazione di messaggi per liberare spazio dalla tua casella di posta. In questo tutorial ti mostrerò come importare o esportare messaggi o cartelle. Per iniziare, collegati all'indirizzo webmail.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci l'indirizzo email completo della tua casella e la relativa password. Seleziona la versione Smart e accedi. Per importare un messaggio, clicca il tasto Importa, presente in alto a destra del pannello. I messaggi possono essere importati in formato .eml, .inbox o .pst. Utilizzando quest'ultimo formato, Webmail crea una cartella apposita ed importa i messaggi all'interno dell'alberatura delle cartelle, così come esportata dal tuo client di posta. Quindi, dal tuo PC, seleziona il file da importare e clicca su Apri. I messaggi importati vengono caricati di default nella cartella posta in arrivo della Webmail. Per esportare uno o più messaggi, seleziona singolarmente il messaggio, oppure utilizza la selezione multipla spuntando la casella indicata. Posizionati sopra la selezione. Clicca con il tasto destro del mouse, poi scegli la voce Esporta messaggio. I messaggi possono essere esportati singolarmente in formato .eml o in formato .inbox, cioè il formato utilizzato per l'esportazione di più messaggi contemporaneamente. Infine, per esportare una cartella, dal menu di sinistra clicca su Cartelle. Seleziona l'icona indicata. Dal pop-up che si apre, clicca l'icona mostrata in corrispondenza della cartella che desideri esportare e poi seleziona la voce Esporta cartella. Le cartelle possono essere esportate solo nel formato .inbox, sia per i sistemi Windows che Mac. Dall'apposito menu seleziona il formato più adatto alle tue esigenze e conferma l'operazione dal pulsante Esporta cartella. In alternativa, dalla sezione Cartelle, clicca con il tasto destro sulla cartella che vuoi esportare, seleziona la voce Esporta cartella e seleziona il formato che meglio si adatta alle tue esigenze. Per concludere, conferma l'operazione.